Signor ispettore, c'è un tipo proprio qui sopra di me che mi rompe le palle tutto il santo giorno. Non ne posso più. Ma, ispettore, deve andare in bagno, non si scarica? Mi scusi, ma da qualche giorno non sto molto bene. Vede, ispettore, io facevo cristelli tutto il giorno. Ah, sì? Se vuole lo faccio anche a lei, gratis. Torniamo al suo problema, per cortesia. Che questo vicino sopra di me rutta tutto il giorno e inquina l'aria, si sente perfino la puzza. Cosa? Ma sta scherzando? Non potrebbe digerire in casa? Deve farlo proprio al balcone? Ma dice il dottore che digerire all'aria aperta è fa bene. Oppure potrebbe mettere la mano alla bocca, un po' di educazione, cortesia, buon vicinato. Cosa dite? Che poi lui ha problemi al sesso. Come fa a saperlo? Ma la sa mia che per una cagata bisogna mangiare tante brogne. Basta, sono stanca, è ora di separarci. Questo me l'hai già detto, Moro, ma io ovviamente non sono d'accordo con te. Io ti voglio bene. Guarda, non fare il finto tonto, perché mi usi solo sessualmente. Lo sai che sono stanca delle tue depravazioni? A me piaci tu. Basta, per me, con me hai chiuso. Ma io voglio bene a te, Virginia, dove vai? Ma mi ami? Ma si capisce, io ti amo. Scusa, ho un messaggio dal mio capo. Cosa faccio? Vendo quadri via internet, a terzi. Come funziona, dottore? L'iscrizione sui 1000 euro, poi vediamo insomma come va in base alle vendite e io mi prendo l'80%, ah. Ho detto questo del guadagno. E viva l'onestà! Le hanno rubato quadri di un solo pittore? Guardi, dovrei avere qua un paio. Faini. Mai sentito. Praticamente fallimentare. Nemici, sospetti, ex soci di lavoro? No! Quel ladro, se sapesse vendere quelle gioconde, lo ammirerei. Vuol dire che nelle sue mani, visto che sa vendere, acquisterebbero un valore, mentre invece nelle mani di un altro, no! Esatto! Quel Faini, però, continua a sfornare tele. Probabilmente con lui potrei anche fare soldi. E viva l'onestà! Lo ha già detto. Questo era il ritornello. Ispettore, mi sono dimenticato di dirle che abbiamo una registrazione del furto. Sì, grazie. Se vuoi inviarmelo sul cellulare, ogni cosa è importante ai fini dell'inchiesta. Caro amico, soltanto tu sputi i noccioli in quella maniera. Allora non me lo vuoi dire che sei stato tu a rubare i quadri alla galleria Il Quadrato? Sì, è vero, sono stato a me a rubare i quadri. A chi li hai venduti? Me? Su mia una spia. Pensaci bene, mio caro. Se non vuoi dirmi con chi hai lavorato, tu vai in galera per anni e anni. Non so se mi spiego. Ho capito. Tu sei un duro che non tradisce gli amici o colleghi del lavoro, dico bene? Ha bisogno di aiuto? Mi scusi tanto, ho bisogno di aiuto, ho la macchina in panne, il meccanico qua vicino, proprio 5 minuti. Sarebbe così gentile? È stato gentile a darmi un passaggio, se non sono indiscreto, di cosa si occupa? Quadri, vendo quadri in tutta Italia. Quadri? Sì, sono tempi difficili, ma mi occupo della vendita al dettaglio, porta a porta. Porta a porta? Ah. Sì, in questo momento tratto solo con Faini, lo conosce? È la seconda volta che lo sento nominare. Ma comunque se vuole un quadro, sono qua dietro, si porta a casa uno stupendo acrilico a soli 100 euro. Wow!
Anche lei conosce Eugenio, mi dispiace. Sono l'ispettore Dukakis. La devo arrestare per impropriazione indebita di quadri, traffico di quadri del signor Faini. E adesso che mi dice? Che questo Faini mi porta sfortuna. Eccomi. Oh, ciao. Immagino che hai scoperto il colpevole anche stavolta. Spero, mia cara, che vorrai darmi un'altra occasione. Solo se sarai meno, come dire... Perverso, lo so. Ecco, non volevo dirlo, ma... Cercherò di darmi una dritta, amore mio. Ecco, bravo. Ecco, perché tu sai che io non posso vivere senza di te. E cos'è quello? Chi te l'ha dato? Ah, quello, vabbè. Pensa, l'ho comprato da uno che vendeva porta a porta. Bello, eh? Hai guardato il cellulare? Bello. Tutto spiano, però fa niente. Dai, che brutto il treno, prendi il treno lo stesso. Ormai l'ha nato. L'iscrizione 1000 euro, poi beh, dipende, nel senso, le vendite... No. Va bel Camaggio, il padre Andrea. Sì. Ma è, allora, è il passaggio che fa il piacere. Mi fermo di fianco a te. Signor ispettore, c'è un tipo che mi rompe le... Questo è backstage.